Vallese vuol dire montagne, vino, socialità, buon cibo. Se in poche parole lei mi dovesse invitare in Vallese, convincermi a venire in Vallese, cosa mi direbbe? Bah, è difficile convincere a venire in Vallese in poche parole, però in sintesi direi le montagne più alte dell'arco alpino, il primo patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, il ghiacciaio di Ale, cioè il più lungo delle Alpi, 23 chilometri, un posto di quelli che van visti una volta nella vita, e i grandi prodotti del territorio naturalmente. I vini autoctoni, diciamo che sono 5.300 ettari, quindi una produzione limitata, ma oltre 60 vitigni diversi, tra cui dei grandi bianchi veramente di caratura internazionale come la Petit Arvino Laida. Capitale del Senegal, da una città vicina dove si trova l'isola di Faidut, dove coltivano questo prodotto da cui ottengono il couscous. Lo couscous? Producono questo couscous che viene coltivato dagli uomini, poi le donne lo raccolgono, lo lavano nell'acqua di mare, lo fanno essiccare per un giorno e poi lo macinano e lo mettono poi nel forno per essiccarlo bene. Una comunità di 35 pescatori, siamo in Olanda, pescatori tradizionali del mare di Wadden. Community, the name is Goede Vissers. And they're all different kinds. Nella nostra comunità ci sono diversi pescatori, ognuno pesca a modo proprio e pesca anche i pesci differenti. Il mio capo in particolare pesca grey mullet e queste ostriche selvatiche. I pescatori normalmente non sono molto giovani, attualmente hanno una media di 40 anni, però hanno iniziato da giovani, quindi hanno molta esperienza alle loro spalle. Abbiamo delle marmellate tipiche russe, abbiamo delle conserve e vorrei sottolineare particolarmente il tè tipico russo che viene fatto dalla pianta chiamata Ivan Tè. Знаете, мы уже выставляемся третий раз на Terra Madre и стали уже, можно сказать, постоянно. È già la terza volta che siamo presentati, che ci presentiamo al Salone del Gusto. Per noi è un grandissimo onore, è diventata oramai una consuetudine e ogni volta prendiamo col piacere questa sfida di presentare i nostri prodotti in giro per il mondo, che è un grande onore. Un presidio slow food di Terra Madre, l'olio di argan dal Marocco, un olio al femminile. Questa è la pianta di argan, è tipica della nostra zona del sud-est del Marocco, che stava scomparendo. Noi abbiamo creato una comunità, una cooperativa delle donne di Marocco che si stanno occupando per ritrovare, per riscoprire, per riproporre questo prodotto prezioso. 400 anni fa l'Irlanda vantava più di 30 tipologie di formaggio. Qual è la situazione attuale? Al giorno d'oggi la situazione è cambiata abbastanza, perché al giorno d'oggi abbiamo almeno 75-80 produttori differenti, i quali possono fare da un tipo di formaggio a quattro tipi di formaggi differenti. Tutti i nostri formaggi sono fatti con latte crudo, fatti a mano. Questo è il mio, che produco io.